E bella a tutti, siamo tornati dopo alcuni, diciamo, 3 giorni, vabbè, dopo l'ultimo video per parlare un po' della situazione, cioè di ciò che è successo in questi, diciamo, questa settimana, diciamo, a Roma e tutto, diciamo, anche in fase mercato, diciamo, e cosa io ne penso di tutte queste voci che sono uscite. Allora, considerando la prima cosa è uscito, cioè c'è stata la partita con lo Spezia in cui vabbè io mi sono incazzato tutto quanto, siamo tutti incazzati, e se ti hai detto che stava per 3-0 a tavolino, ma in realtà non aveva manco senso perché lo Spezia aveva vinto sul campo, quindi in teoria potevi anche vabbè, comunque la Roma è sprofondata in una crisi, si è parlato in quei giorni successivi con Dzeko e Fonseca che sono andati tipo verso, cioè quasi alle mani, una situazione simile a Papu Gomez e Gasperini, e diciamo che è successo dopo che era successo con Siviglia, in cui appunto Dzeko appunto aveva perso un po' la testa per come se le scelte fatte dal mister, e quindi diciamo che è stato, diciamo, era, cioè, posso dire, alla fine poi lui infatti se ne voleva anche andare. Però non è successo perché Milik non è arrivato, non si è riuscito a trovare nessun altro, e quindi appunto lui è dovuto rimanere, è rimasto a Roma. Per fortuna nelle ultime, diciamo, settimane, diciamo così, principalmente si è trovato Borja Mayoral, che sta facendo bene, anche se all'inizio non andava così bene, ma adesso sta facendo bene. E quindi c'è stata una rottura completa con Dzeko, mentre invece gli altri giocatori sembra che si siano un po' rimessi in moto, con anche alcuni che hanno scritto dei post, Bruno Perez, che poi l'ho visto dopo che ha fatto l'assist, tutto invaghito perché aveva portato appunto al gol decisivo, e sembra che la Roma si sia ricompattata, anche se Dzeko poi ha fatto una risatina un po' così, diciamo, dopo il gol. E diciamo che, cioè, diciamo che un po' mi dispiace perché, cioè, è andata a finire così, perché comunque dobbiamo dire che lui alla fine quando fa i video sembra comunque contento, quando fa quei video sul canale dell'AS Roma in cui commenta magari dei gol che fanno vedere delle belle partite, delle azioni, delle cose. Quindi, e poi mi dispiace anche perché è diventato uno dei marcatori più prolifici della storia della Roma, tipo il terzo o quarto posto sta, quindi mi dispiace un po' per come andrebbe a finire, però è chiaro che lui, cioè, è chiaro che Dzeko ha avuto anche questo problema, che lui, se noi andiamo ad analizzare, lui era, mi pare, arrivato nella stagione 2015-16, mi pare al gennaio del 2016, e praticamente qual era la cosa? Che in quell'anno, poi dopo, quella 16-17, lui ha avuto Salah, che Salah gli faceva un botto di assist, e poi c'erano appunto Sharawi e Perotti che andavano bene. Poi cosa è successo? Che è andato via Salah e sono arrivati Under, poi Kluivert, poi Schick, questa gente qua che non è mai riuscita a dargli dei grandi apporti offensivi, infatti poi la Roma ne ha molto risentito. Poi a sinistra c'è stato il grande calo di Perotti, che poi è diventato Cerotti, che se n'è andato, e poi Shaarawy comunque da solo non poteva fornirgli tutte le assist. Gli assist che poteva avere Dzeko, e poi sincero, e poi non avevi dei veri e propri, cioè, togliendo l'anno in cui c'era Nainggolan e tutto quanto, ma poi non avevi dei veri e propri, cioè, giocatori forti proprio che gli davano tanti assist. Quindi Dzeko, man mano, è calato. La Roma anche è calata perché dopo la semifinale di Champions c'è stato quell'anno in cui abbiamo subito fino ad arrivare al 7-1 subito, vabbè, e poi l'anno scorso, che alla fine hai fatto bene, ma fino a un certo punto, perché comunque vabbè, ricordiamo per esempio l'azione di Cagliari, che non ci hanno dato quei 2 punti, cioè ce n'hanno dato uno alla fine, dovevano essere tre, perché non ci hanno voluto dare quel gol, però se no altrimenti, cioè, probabilmente si parlava di una stagione anche diversa dove tu ritornavi in Champions, e lui appunto se ne voleva andare. E quindi poi quest'anno è rimasto probabilmente con controvoglia, poi vabbè l'età anche avanza, ripeto di nuovo, Mkhitaryan fa assist, però pure lui segna, cioè comunque poi Pedro è calato, poi non, cioè, oltre a Pedro e Mkhitaryan non c'hai altra gente vera e propria che ti fa troppe assist, perché quindi
lì stanno avendo problemi. Comunque, ho letto delle notizie pochi minuti fa che era di Forza, no, com'era? ForzaRoma.it. No, non mi vorrei sbagliare. Vabbè, una cosa del genere. Dove si diceva che praticamente è stato proposto al Barcellona, ma poi hanno bloccato tutto perché sono diciamo, in dei momenti in cui devono fare le lezioni lì, e quindi è stato un po', cioè, quindi hanno bloccato tutto. Poi è stato provato a imbastire una cosa, da quel che si è sentito, eh. Hanno provato a imbastire qualcosa con. Hanno provato a imbastire qualcosa con il Real, però Mariano Diaz non è voluto venire alla Roma. Diciamo che non è che Mariano Diaz abbia fatto tutto sto bene, per dire, freghiamocelo. Poi si è parlato del Siviglia di Monchi, niente. Poi si era parlato di Juve-Inter, ma Juve-Inter non possono prendersi più che altro il problema di Dzeko è proprio, adesso per mandarlo via, è che lui c'ha un ingaggio veramente tosto e, cioè, tosto. E il problema è che non vuole andare in una, cioè, una un po' più, cioè, un po' tipo la Roma, ecco, che non è tanto importante. E allora anche quello è il problema, perché se, cioè, se, oh, vabbè, il Barcellona lì è stato bloccato, però, e anche il Real Madrid, perché appunto Mario Diaz non è voluto andare via. Però se ci sono appunto delle squadre anche un po' minori, è chiaro che poi la situazione diventa difficile se lui non se ne vuole andare. Il problema è che farlo rimanere, però, che deve stare tutto il tempo in tribuna, chiaramente poi a giugno non è che potrei andare a chiedere più di 5-6 milioni, 7 milioni, cioè adesso tu ne potresti chiedere anche un 12-13, ok? Visto che tipo Milik, non so poi come hanno fatto, ma ne chiedevano un botto, cioè, almeno già che ha giocato è più forte di Milik attualmente, quindi. Però, diciamo, a giugno poi si deprezzerebbe tanto, anche perché gli rimane un solo anno di contratto, mi pare che si dovrebbe, sì. E comunque devi considerare anche che è scontento, quindi magari loro dovrebbero prenderlo tipo a 6-7 milioni lo dovrebbero prendere massimo. E non so quanto la Roma voglia venderlo a poco. Quindi bisogna un attimo vedere. E se rimane, però non lo fanno più giocare, è un problema anche. Perché adesso, poi parlando sempre di mobile mercato, c'è cioè Shaarawy che dovrebbe arrivare, ma tanto lui penso che possa arrivare anche dopo la chiusura del mercato, perché da quel che si legge ancora oggi è ancora positivo. E però lui si è svincolato, per cui essendo svincolato, cioè, i svincolati possono arrivare anche dopo. In realtà non so, cioè, in realtà non ho mai ben capito questa cosa, però va anche bene, perché magari se uno è svincolato, probabilmente perché se tu tipo sei legato a una squadra, allora loro dicono, cioè, tu sei costretto comunque a rimanerci fino a che non, o non rescindi, oppure fino a che non vinci il tuo contratto, oppure che non arriva una nuova finestra di mercato. Mentre invece se tu sei svincolato, cioè, loro dicono, è come se tu, per esempio, se sei disoccupato, che cerchi lavoro, ce lo puoi cercare in qualunque momento, mentre invece se tu lavori però vedi che il tuo contratto sta scadendo, posso dire magari anche in quel caso, se, cioè, tu cominci magari a cercare, cioè, non lo so come posso dire, però nel senso, appena puoi magari trovi un modo per andare, cioè, vabbè, un esempio un po' stupido, però ok. E niente, quindi diciamo che Shaarawy si è capito che ritornerà. Poi si è parlato di Brian Reynolds, che dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni, so già domani, in base a se diventa negativo dal Covid. E quindi, boh, niente. Ah, e poi su Dzeko si era anche parlato di, cioè, per sostituirlo si era anche parlato di, mi pare, no, aspetta, uff, vabbè, non mi sto ricordando il nome, comunque attaccante del Ghent. E no, perché mi sto confondendo con l'altro giocatore, si chiama Ngadeu, ma non è Ngadeu, è sempre del Ghent. Con quell'altro, bello, attaccante del Ghent, solo che tipo quelli del Ghent hanno categoricamente detto che non c'è stato nessun contatto, e quindi niente. E quindi, boh, vediamo, insomma. Io adesso, cioè, sostanzialmente, comunque adesso sto con l'allenatore, perché comunque mi sembrerebbe abbastanza ingiusto comunque mandarlo via dopo che alla fine, cioè, considerando 19 partite, se ci dovessero ridare il punto di Verona, saremmo comunque a 38 punti, cioè 38 punti,
considerando per due, se fai lo stesso girone alla fine al ritorno e fai 76, che è molto facilmente si può andare in Champions. Poi magari l'anno scorso, ok, con, diciamo, con altri 2 punti si è andati, però se tu magari una partita magari che hai pareggiato, invece di pareggiarla la vinci, ok, faccio per dire, non so, magari se al ritorno tipo col Sassuolo la vinci, no? E quindi fai un pareggio in meno, una vittoria in più, alla fine c'hai 78 punti e vai in Champions, dovresti andare in Champions. Quindi anche perché poi dipende quest'anno come va a finire, perché se continuano le squadre ad andare così, allora per forza di fare almeno, cioè quasi 80 punti dovrai fare, cioè almeno più di 75 li dovrai fare. Se invece magari alcune rallentano, cioè quelle dietro di noi, tipo Napoli, tipo Atalanta, tipo Juve, tipo Lazio, queste qua rallentano, allora magari puoi, come posso dire, puoi anche fare meno, perché alla fine il Milan sta a 43 punti, quindi il Milan potenzialmente gli basterebbero, no, perché il Milan se fa 27 punti arriva a 70, cioè. Capite? C'è roba assurda, cioè se il Milan, per dire, vince solo 9 partite, c'è, cioè una metà, tutte le altre, e poi tipo 5 le pareggia, cioè 6 le pareggia, ok, e siamo a 15, e poi 4 le perde, potenzialmente sarebbe già in Champions, ok, cioè con 76 punti, quindi cioè quello è il problema, quindi bisogna vedere, insomma. Comunque niente, vediamo se alla fine, secondo me Dzeko deve andare via, perché diciamo che Borja Mayoral ci può stare a farlo giocare, però sostanzialmente, cioè, non puoi mettere solo Borja Mayoral, anche perché Borja Mayoral per ora ha giocato, però fino a un certo punto in realtà, perché poi comunque devi considerare che è vero che c'hai tanti trequartisti, perché alla fine c'hai Mkhitaryan, Pedro e Shaarawy che arriverà. E poi c'è ancora Pastore che non si è capito che fine ha fatto, tornerà Zaniolo, c'è Carles Perez, potenzialmente anche Pellegrini, quindi ne hai 7 potenzialmente, però cioè non puoi avere 7 e nessuno che gli può dare il cambio, anche perché se poi da caso lui si infortuna, però Dzeko poi per ripicca dice che non vuole più giocare, ok? Tu che fai? Cioè, sei costretto magari, che ne so, se lui si infortuna per un mese, poi sei costretto a mettere sempre Mkhitaryan falso 9 oppure alternarlo con Shaarawy falso 9, tipo, oppure fare sempre il 4-2, cioè sempre fare quella, scusate, il 3-4-2-1, però con il Shaarawy che alla fine, oppure, dovrebbe andare là. È vero che Shaarawy qualche volta l'ha fatto l'attaccante o seconda punta, in parte l'ha pure fatta all'inizio della sua carriera, però non è che mi convinca molto, quindi vediamo. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, speciale, scriveteci nel prossimo video.